Ovviamente tanti spettacoli purtroppo limitati dalla pandemia, ma c'è voglia di ripartire. Sì, limitati dalla pandemia, tanto è vero che abbiamo dovuto rinunciare al concerto di Capodanno, insomma proprio quello della notte di San Silvestro. È un peccato, però è necessario perché le norme ci davano la possibilità di fare un concerto, ma con uno spazio limitato e con le persone sedute. Capite bene che una festa non si può fare con le persone sedute, non sarebbe stato, allora abbiamo evitato, ma ci siamo concentrati più che altro sull'animazione della città, del centro storico in particolare, ma anche con attività che si svolgeranno nelle periferie. E poi ci siamo concentrati su alcuni spettacoli in maniera, diciamo, un pochino più importante e che mi auguro possano anche accogliere quelli che a Brindisi non ci sono normalmente, i nostri giovani che sono alle università e che tornano per il periodo. Insomma, iniziamo l'8 di dicembre con un coro nella Basilica Cattedrale, poi avremo l'Abissale Tour con Joe Evan in concerto, e questo è particolarmente adatto ai nostri giovani. Poi abbiamo Incantarium, che è la magia della scienza, che è una mostra spettacolo che faremo nel foyer del Teatro Verdi, e vi dico solamente alcuni appuntamenti, sono almeno una cinquantina i nostri appuntamenti annunciati. Poi abbiamo Biancaneve per i bambini, la vera storia sempre al Teatro Verdi, per le famiglie e per i bambini. Poi abbiamo Amerigo Berardi, che questa volta ospitiamo sempre nel Teatro Verdi nella stessa giornata. Poi abbiamo Valerio Rundini, che è il nostro pezzo forte, importante nel nostro teatro, ed è lui viene con un gruppo che si chiama I Bazzanicchi, quindi ovviamente insomma è uno scherzo, ma il gruppo esiste ed è formato da ottimi musicisti. E questo lo avremo il 30 di dicembre, e lo spettacolo si chiama anche in maniera un po' così il Capodanno sbagliato, e insomma diciamo che è una cosa carina. Poi avremo il concerto del nuovo anno, quello classico, quello con l'orchestra da camera di Lecce e del Salento, diretto dall'Eliseo Castignano, sempre presso il nostro Verdi. E poi avremo il nostro Tony Bungaro, nella chiesa di San Paolo il 2 di gennaio, diciamo, e tante altre attività, collaterali, ma altrettanto importanti, e che danno anche il senso della vitalità dal punto di vista culturale e di spettacolo che la città esprime. Questo per me è importante anche averlo evidenziato, aver fatto un programma, diciamo, in tempi stretti, quindi se manca qualcosa, se qualcuno non è stato inserito, ce ne scusiamo, ma è perché volevamo essere nei tempi giusti per poter presentare un progetto e per poter farlo sapere, fargli la giusta promozione e poter far sapere a tutti i nostri cittadini che la città è attiva e che l'amministrazione è presente.